L'uomo e l'ulivo. Altro che non è una simbiosi tra il lavoro dell'uomo e l'immaginario collettivo della natura, in modo particolare la vegetazione. L'ulivo che ha preso posto di ciò che erano le foreste qua da noi in Puglia. L'ulivo che ha dato rifugio, ha dato energia, ha dato sostentamento a mille generazioni. Questi alberi hanno minimo 1000 anni, 1000 anni di storia, che hanno visto nel loro percorrere del tempo pioggia, vento, fulmini, anche processi dell'evoluzione dell'agricoltura, se vogliamo. E oggi sono lì, ancora presenti, con le loro cicatrici, con le loro maestosità, che continua a dare il frutto. Anticamente l'ulivo veniva coltivato non per quello che oggi comunemente usiamo, tipo l'olio che serve per gli usi quotidiani, ma veniva coltivato soprattutto come olio lampante. Era praticamente l'energia elettrica del tempo, che illuminava le grotte, poi ha illuminato le case, ha illuminato anche la Bibbia, lo cita tante volte l'olio lampante, e soprattutto con l'olio si ungevano gli uomini che erano defunti. Successivamente ci siamo resi conto delle proprietà dell'olio e quindi oggi viene largamente usato in mille modi, tra si fanno gli shampoo, si fa il sapone, si usa in cucina, si mangia crudo, si mangia cotto. Ma loro sono lì e ci auguriamo che lo siano e che lo rimarranno ancora per molto, anche se c'è un nuovo flagello che è la xylella che li vuole eliminare. Ma loro sono lì e noi uomini ci dobbiamo prendere cura come lo hanno fatto i nostri avi. Perché dietro ogni albero di ulivo c'è il lavoro, il sudore di un uomo che ha preso e si è preso cura di questi ulivi. Thank you.